Sicuramente più fresco, ricco di energie, ecco perché probabilmente è stato schierato immediatamente in quintetto. Il blocco portato da Lidei, questa sarà una delle sfide più belle di questa semifinale. Stefano Tonut contro Kevin Panther, parlavamo prima di Siobhan Shields e ovviamente suo il primo canestro di questa gara. Giocano chiaramente sfruttando il ritardo nel rientro difensivo di Milano, trovando un tiro pulito. La difesa di Bruno Cerella su Siobhan Shields che si prende la conclusione e a Shields non puoi lasciare neanche mezzo centimetro. Soprattutto passando dietro sulle stazioni Antieri fa vedere zona ancora per Venezia. E 5-0 di parziale per la Reyer in apertura di secondo periodo. Vediamo se si scuote ora l'Olimpia con Siobhan Shields, uno dei giocatori che ha più punti nelle mani e va a segno. Siobhan Shields finendo a terra e costruendosi da campionissimo. Quello l'abbiamo visto poi tra l'altro anche stimolato dalla sfida con uno dei migliori playmaker d'Europa come Sergio Rodriguez. La qualità non gli è mai mancata, l'ha fatta vedere tante volte nei tornei giovanili, adesso e quest'anno ha anche la possibilità di farla vedere con i grandi. Poi in difesa su Siobhan Shields che rischia la violazione di passi, lo show da parte di Gasper Widmar, poi Casarin a provare la chiusura su Shields, voleva anche il fallo Siobhan Shields, arriva la tripla di Shields, poi però si arrabbia perché gli arbitri non fischiano il contatto, le proteste di Shields e allora arriva il tecnico per il numero 31 dell'Olimpia. Qui avete visto il movimento e anche il contatto, gli arbitri però hanno lasciato correre e qui Messina che si arrabbia. Shields, che ha anche il passaporto danese, lo ricordiamo, e va a commettere fallo. Altro gioco a due tra Siobhan Shields e Kyle Lines, la finta di Shields, splendida giocata per Siobhan Shields e Milano va a segno arrivando così a quota. Se ne sono andati quasi 3 minuti dall'inizio del terzo periodo, ora Panther a sfruttare il blocco di Lidei, tanto spazio per Siobhan Shields e ancora una volta dimostra che devi stargli attaccato perché altrimenti Shields ti può costruire proprio quest'ultima situazione. Intanto la regia ci mostra la tripla realizzata da Siobhan Shields con Chappell in palese ritardo. Vedete come è troppo lontano dal pensare di contestare il tiro. Poi spazio è un tiratore comunque da 30% abbondante, però sembra sfiduciato da quella posizione. Passaggio dietro la schiena di Malcolm Delaney e poi la tripla di Siobhan Shields. Aveva lasciato questi playoff a causa di un risentimento muscolare. Il posto di Zach Lidei, magari avessimo avuto l'opportunità di vederla questa immagine. De Nicolao cerca invece di anticipare l'uscita, qui lo vediamo dal... Andare a vedere se la palla aveva toccato prima il tabellone, in quel caso sarebbero stati 2 punti come effettivamente sono stati assegnati alla Reyer, oppure se la stoppata di Kyle Lines è arrivata prima. Fatto sta che i 2 punti vengono assegnati a... Non la situazione migliore. Finisce a terra Casarin, Shields libero di tirare, ancora una tripla di Siobhan Shields, non si raffredda mai questo giocatore, è stato a lungo in panchina con Milano. È De Colò nel quintetto con Siobhan Shields, giusto per dare qualche nome della compagnia in cui si trova, con cui si trova Siobhan Shields, uno Shields tra l'altro strepitoso nelle partite che contano, come appunto a gara 5 dei quarti di finale di Eurolega, come il derby d'Italia ha vinto contro la Virtus Bologna con 35, anche più esplosivo di lui. Tocca per Shields, batte a destra la difesa dell'Olimpia, Siobhan Shields, arriva Watt a cercare di impedirgli una facile realizzazione. Ovviamente Sandro, le due squadre vanno dai giocatori che hanno più punti nelle mani, allora Venezia sta cercando Dei e Tonut e Milano si affida tanto a Panther e in quest'ultima circostanza Shields. Chiaramente in questi frangenti, nei momenti in cui ogni pallone diventa veramente critico, vai a cercare quei giocatori lì. In questa situazione Shields va a usare la linea verso il fondo perché la difesa sul pick and roll che manda verso il fondo di Venezia non trova il lungo pronto, ecco perché si apre quel varco e poi sulla chiusura difensiva va a subire il fallo nell'ultimo quarto. Quindi molto bene Venezia in attacco, dall'altra parte Milano ha fatto parecchia fatica in difesa. L'uscita di Shields, 6 secondi sul cronometro, c'è Watt su Siobhan Shields, vediamo se arriva l'aiuto, arriva il canestro di Siobhan Shields, era tutto scritto, era tutto dichiarato, Milano va dal suo miglior giocatore questa sera e non solo questa sera. Uno contro uno, è chiaro che sia più veloce e va, lo vedete, lo brucia di destra, arriva
colpevolmente in ritardo, anzi non arriva proprio l'aiuto dal lato debole. Stone che sta aspettando. Ha avuto anche un attimo di esitazione, sì, se l'hai visto Stone. Era una stazione preventivabile, ovvero avere Watt in difesa è un buon difensore.